C'è un grande difetto di figure di riferimento, c'è un grande difetto di persone con le quali veramente potersi fidare fino in fondo. Ma in realtà noi non ci fidiamo non tanto perché manchino le figure di riferimento, quanto perché noi non siamo più in grado di seguire qualcuno. Per moltissimi motivi, ma credo che ci sia un movimento di difficoltà di comunicazione, di rabbia, di indigenza, di tante cose che non ci consentono di vivere al meglio. E questa cosa però porta delle difficoltà, ma soprattutto personali. Ora, quando si comincia ad avere un'idea di qual è il tipo di voce da usare nelle situazioni di difficoltà, che è una voce molto semplice, è una voce che si fa con 5 parametri. La voce ha 5 parametri che la costituiscono. Vi do questa piccola indicazione perché magari da domani può darsi che voi possiate usare questo metodo, portarlo nelle vostre aziende e in famiglia con i vostri figli, moglie, papà e tutto il resto. La voce è composta da volume. Che cos'è il volume? E quanto forte o piano? Sì, sembra una domanda banale, ma in realtà non lo è. Perché il volume, vabbè, ma ad esempio se vi dico cos'è il tono, in realtà il tono è l'altezza timbrica, quindi quanto, tono acuto, tono medio, tono basso, quindi acuto, medio, basso, ma per molti il tono è non parlarmi con quel tono. Per capire bene che cos'è il tono, vi devo raccontare cosa mi è capitato qualche tempo fa in un albergo a Milano, prima di una giornata di formazione. Vado lì, faccio colazione e c'era questo qua che ha cominciato a dire sì, ma io ce l'ho detto, io ce l'ho detto a questo, veramente ce l'ho detto, però no, ce l'ho detto col tono sbagliato, sì, ce l'ho detto col tono sbagliato, però ce l'ho detto, perché ce l'ho voluto dire, ce l'ho detto, col tono sbagliato, però ce l'ho detto. E lì ho capito, no, giuro, così è andata, proprio, lo so che non ci credete che sia io averlo detto così, ma mi sono imparato la lezione. Ho capito che i miei corsi non dovevano più essere comunicazione efficace, piacevole, ridondanza carismatica di... No, no, impara a dircelo col tono giusto. Questo è il titolo, perché così ci capiamo di più. Perché il tono, in realtà, per le persone non è il tono musicale, ma è il tono, appunto, del colore, dell'emozione. Invece il tono è quanto la voce è alta o bassa. Quindi tono profondo vuol dire tono basso. Allora volume, tono, tempo. Il tempo è la lentezza con la quale noi parliamo. Oppure la velocità. Il tempo è quanto veloce o quanto lento sto parlando. Il ritmo sono le pause. Quindi che cosa metto fra una cosa e l'altra che dico? Queste sono pause scandite, molto precise, di chi sa quello che deve dire e arriva con grande forza, coraggio, determinazione a far sì che le persone ascoltino fino in fondo. E quindi è una voce di solito piuttosto imperativa, piuttosto impositiva. Esiste poi un altro tipo di pause che sinceramente mi piacciono molto di più, che sono le pause esitanti. Le pause delle persone insicure, le pause delle persone che non devono dire le cose per forza per comandare qualcuno, le pause delle persone che quando parlano stanno pensando a quello che dicono e non ce l'hanno stampato nella testa, non sanno che vogliono per forza far fare a qualcuno quello che vogliono loro. Sono le pause delle persone che discorrono confidenzialmente, che fanno conversazione e sono delle pause esitanti, allungate. Queste pause esitanti, allungate, unite al sorriso, che è il quinto elemento, unite a un tempo tendenzialmente lento, unite a un tono tendenzialmente basso, un volume medio-basso, fanno la voce vincente della calma, che è la voce che hanno tutte le persone che, non prendendosela particolarmente in determinate situazioni, posseggono doti di capacità di visione, lucidità, capacità di leadership, capacità di prendere tante decisioni in pochissimo tempo. Voi sapete che per una questione chimica, più mi arrabbio, meno sono lucido. Quindi il vero leader è sempre, costantemente calmo, perché il vero leader è un combattente di Kung Fu.
Il vero leader sa essere molto ma molto calmo e molto rilassato e scatenare il massimo della potenza al momento opportuno, per poi ritornare a essere molto rilassato, perché questo è l'unico modo in cui si possono fare grandi risultati. Dovunque non ci siano grandi risultati, nelle famiglie, negli enti, nelle associazioni, nei partiti politici, nelle aziende, è perché tante volte la calma, la lucidità, il senso di benessere, di buona comunicazione con gli altri è venuto meno per lasciare spazio a chissà quale tipo di voglia di combattere con chissà chi. Bene, la buona notizia è che il codice della voce e della calma, che ho chiamato voce verde perché per me le voci hanno dei colori, quindi esistono le voci grigie e nere che sono brutte e poi le voci colorate, la voce della calma che è verde è una voce che si impara da un momento all'altro. C'è solo una piccola cosa che bisogna essere in grado di imparare, ovvero a continuare a usare questo codice, volume basso, tono basso, tempo lento, pause esitanti e sorriso dolce, anche quando qualcosa ci fa arrabbiare. Quindi, qual è il segreto? Il segreto non è non arrabbiarsi più. Quello forse è un passo al quale si arriverà molto più avanti, magari ci si potrà riuscire ad avere una lucidità tale da non arrabbiarsi più, ma non è quello l'obiettivo. Perché se sono arrabbiato, è meglio che questa rabbia ci sia e che non venga ricacciata dentro. Però io posso fare una cosa, nel momento in cui sono arrabbiato, e su questo abbiamo fatto ricerche scientifiche, quindi ci sono delle cose importanti che vi posso dire a supporto. Quando io sono arrabbiato, nel momento in cui mi comporto come se non fossi arrabbiato, e quindi io dentro sento qualcosa che non va, ma la mia voce si esprime con volume medio basso, tono basso, tempo lento, pause esitanti, sorriso dolce. Questa voce agisce esattamente come una benzodiazepina, quindi come un calmante, come un valium naturale su di noi e sulle altre persone. Ma di questo ci sono fior di ricerche scientifiche già presenti, più ci sono quelle che stiamo conducendo noi con il mio staff. Stiamo cercando di dimostrare che una voce in grado di portare buona comunicazione può essere tanto forte tanto quanto un farmaco. Ma se noi siamo in grado di portare buona comunicazione attraverso un modo in cui le persone ci capiscono e stanno bene con noi, e le aziende e le organizzazioni funzionano, vuol dire che abbiamo trovato un rimedio non solo alle difficoltà che possono riguardare la ripresa dei mercati, ma anche e soprattutto alla nostra vita personale, perché dicono le statistiche che dopo il 2020 aumenteranno così tanto i decessi causati non più da malattie cardiovascolari ma da malattie di ordine depressivo, aumenteranno talmente tanto che diventeranno probabilmente la causa principale. Ora, c'è soltanto un modo per far sì che organizzazioni e persone vadano bene e riescano a vivere al meglio. Lo so, quando si parla di dati così brutti, uno rimane sconvolto. Non volevo sconvolgervi, però non posso fare meno di dirvi le cose come stanno, perché c'è il rimedio. Quindi, se noi riusciamo ad avere un comportamento con il quale le persone che abbiamo attorno vengono scaldate dalla nostra comunicazione, che diventa una comunicazione quindi fatta non soltanto di voce, non soltanto di buone parole, di sorriso, ma viene agevolata anche la comunicazione fisica, noi diventiamo non solo dei produttori di ossitocina, che è la sostanza che noi generiamo quando ci abbracciamo, ma diventiamo anche dei generatori di produzione di ossitocina, perché facciamo in modo che le persone abbiano una comunicazione migliore. E voi sapete bene che più siamo tutti ben motivati e siamo tutti all'altezza della situazione, quando condividiamo questo e sorridiamo e siamo in team, tutto evidentemente quello che facciamo insieme agli altri funziona molto meglio. Perché sono così certo delle cose che vi sto dicendo? Perché dopo uno dei tanti corsi ECM che ho condotto con dei medici, in questo caso ne faccio molto spesso con gli psichiatri, un corso che si chiama proprio La voce che cura, perché la voce è la modalità attraverso la quale indurre, ecco, la voce che cura o la voce verde è la pragmatizzazione dell'effetto placebo.
Quanti guariscono senza farmaci? Effetto placebo. In realtà esiste la possibilità di stare meglio attraverso la nostra motivazione, i nostri pensieri. E se noi abbiamo qualcuno che attiva in noi pensieri positivi, evidentemente la nostra risposta terapeutica è molto migliore. Sulla scorta di questo piccolo paradigma, uno degli psichiatri durante il corso mi dice: guarda, questa cosa che fai mi piace moltissimo, mi piacerebbe che tu formassi la mia equipe per poi andare dai nostri pazienti ansiosi e depressi e cercare di fare in modo che oltre ai farmaci, con la nostra psicoterapia, si possa avere un risultato maggiore. Vennero da me, ufficiosamente mi fecero ascoltare le voci dei pazienti, poi facemmo un training sulle voci dei terapeuti, quindi cercai di capire come parlavano loro. E c'è poco da fare, quando non si ha la consapevolezza della voce, perché nessuno ce la insegna, diciamo la verità, e anche nei corsi di formazione, io ho fatto corsi di il primo corso di dizione l'ho fatto nell'83, di public speaking nell'84, ma queste cose non ce le insegna nessuno. Bene, se un terapeuta non ha qualcuno che gli dice come usare la voce, quando il suo paziente depresso si siede, dirà: prego, accomodati, allora come va oggi? Cos'hai fatto in settimana? Com'è andata? Cos'è cambiato dall'ultima volta? Questo comportamento, che dovrebbe essere un comportamento che porta una risposta, quindi porta un qualche tipo di empatia, dovrebbe essere foriero di un dialogo. Purtroppo questo tipo di voce, stiamo dimostrando anche questo scientificamente, che è un tipo di voce che invece allontana la risposta. È stata fatta una tesi di laurea nell'Università di Napoli da una logopedista che ha proprio dimostrato, e non è la nostra ricerca, è un'altra ancora, che con la voce verde la risposta dei pazienti psichiatrici è una risposta molto più di avvicinamento di quanto non sia quella con la voce blu, che è la voce quella secca, la voce di chi sta comandando. Se io ti comando, evidentemente tu non avrai voglia di entrare in contatto reale con me. Allora, cosa fece questo psichiatra? Vennero da me, io dissi loro come si usa la voce con i pazienti, e dopodiché a quel punto tornarono da loro. Si chiama Roberto Marino, lui ha un'associazione a Pavia ed è direttore sanitario del carcere di Pavia. Andò praticamente dai suoi pazienti, presero 13 pazienti in stallo terapeutico, quindi pazienti che non avevano risposta clinica positiva da almeno 2 mesi, pazienti che non miglioravano, pazienti prevalentemente depressi. Prima di questo test, di questo esperimento, somministrarono il Beck Depression Inventory, che è il test più attendibile sulla depressione, poi fecero 3 mesi di terapia con la luce verde. Risomministrarono il test dopo i 3 mesi, tutti e 13 i pazienti erano statisticamente significativamente migliorati, perché trattati con la voce verde, quindi significa io ti parlo con una voce che ti calma, che ti fa star bene, e tu mi rispondi con la stessa voce, quindi creiamo un rapporto fatto di buona comunicazione. Bene, tutti e 13 erano migliorati in termini di quanto avevano voglia di uscire di casa, di guardare negli occhi l'altra persona, di sorridere, di avere contatto fisico. Quindi tutti quegli indicatori che ci dicono che una persona che aveva delle difficoltà depressive sta uscendo da quello stato. Tutti e 13 alla fine dell'esperimento hanno avuto questo tipo di miglioramento. Questo mi dà la speranza di pensare che una buona comunicazione, se funziona in ambito clinico, possiamo ben immaginare quanto può funzionare in ambito familiare, in ambito sociale e in ambito aziendale, perché qui parliamo anche di business.